Fulvio Grimaldi, giornalista documentarista. Sei appena rientrato dall'Eritrea dove hai fatto un lungo reportage, insomma, in prossimità, cioè in previsione di un documentario. Ecco, che esperienza è stata? Che paese L'Eritrea è uno dei grandi buchi neri della nostra mala informazione, perché un po' non se ne parla proprio, è praticamente una zona bianca, sconosciuta, un vuoto. E quelli che ne parlano, sono di solito i mezzi, i mass media, quelli ufficiali, eccetera, ne parlano malissimo. E praticamente fa parte della serie degli stati canaglia, di quelli cattivi, di quelli che meritano sanzioni e che al limite meritano anche un'invasione e un'importazione di democrazia. Io conosco l'Eritrea da moltissimi anni, praticamente dagli anni 70, quando era in corso la guerra di liberazione anticoloniale dell'Eritrea, che era stata, dopo l'Italia, dopo gli inglesi, occupata dagli etiopici e per 30 anni ha combattuto per la sua indipendenza. Ho seguito questa lotta di indipendenza, vi ho partecipato come cronista, eccetera, l'ho raccontato a suo tempo all'Italia, all'Europa, eccetera, e ci sono tornato adesso in occasione del 25esimo anniversario dell'indipendenza di questo paese. Questo paese si trova in una posizione delicatissima, strategica, dal punto di vista geostrategico è una delle posizioni più importanti sul globo, sull'intero globo, perché si trova alla fine del Mar Rosso, all'imbocco dello stretto di Bab el-Mandeb, all'inizio del Golfo Persico, all'apertura sull'Oceano Indiano. Quindi è un punto di passaggio del 40% dei trasporti petroliferi e di merci tra l'Asia e l'Occidente, perché passano per il Mar Rosso, Canale di Suez, Mediterraneo, eccetera. Tutti vorrebbero il controllo su questa posizione, in particolare lo vorrebbero gli americani, insomma l'Occidente, la NATO. E questo paese invece non ci sta, è un paese che va per la sua strada, ha lottato per tutti questi anni per la sua indipendenza, l'ha difesa per 25 anni nonostante sia stato diffamato, appunto Stato canaglia, sottoposto a sanzioni inique, ingiuste, eccetera, ha resistito, è rimasto indipendente, va avanti sulle sue gambe, è un paese che piano piano, nonostante sia molto povero, porta avanti il suo discorso anche sociale, il suo discorso di sviluppo, eccetera, e non cede a tutti questi ricatti, a tutte queste pressioni. Vale la pena farlo conoscere perché è uno degli ultimi esempi, credo, nel mondo occidentale di una nazione che non si piega e che ancora non è stata sopraffatta e disintegrata come l'Occidente ha fatto con la Siria, con la Libia, con l'Iraq e con gli altri paesi che disobbedivano. L'Eritrea disobbedisce, è ancora in piedi e va sostenuta. È un paese bellissimo, tra l'altro, con molte tracce della presenza italiana positive perché c'è stata una bellissima architettura, una bellissima urbanistica, chiaramente era fatta ai fini dei padroni coloniali, oggi però appartiene al popolo, è stata acquisita dal popolo e viene gestita dal popolo. Quindi comunque è un grandissimo paese, paese che va sostenuto, paese che speriamo possa portare avanti il suo discorso di indipendenza e sovranità.